Da bambino allevato in Afghanistan, nell'odio per l'Occidente, ha rifugiato politico in Italia, testimone di dialogo e incontro tra culture e religioni diverse. È il percorso di vita di Farhad Bitani, figlio di una potente famiglia di mujahideen afghani, raccontato nel volume autobiografico Il lenzuolo bianco, presentato a Palazzo Lascaris su iniziativa del Comitato Diritti Umani. Il messaggio che vorrei dare oggi in questo libro, vorrei dimostrare a tutti che i muri non si risolvono i problemi nel mondo, perché uno come me, che è nato e cresciuto nell'odio, come perché sono nato e cresciuto in Afghanistan, solo visto la violenza, ma quando non sono cambiato con le forze, tutti gli ordini che l'hanno attaccato sull'Afghanistan, le forze della NATO, tutti, ma sono cambiato quando sono venuto in Italia, quando ho incontrato il diverso. Tante volte abbiamo paura del diverso, e l'incontro con il diverso, il dialogo con il diverso, il percorso della mia vita mi ha cambiato. Vorrei portare questa voce oggi, che ognuno di noi possiamo cambiare con piccolissimi gesti. Si può uscire da un paese in cui c'è una delle guerre più antiche e più terribili della storia, si può cambiare la propria identità, diventare un'altra cosa senza dimenticare ciò che si era prima. E che migrare non necessariamente significa, come dire, annullarsi o perdersi, ma trovare una nuova identità umana, una nuova condizione umana. Questa è la storia di Farhad. E che integrarsi, parola complicata, difficile e da maneggiare come se fosse dinamite, è possibile senza diventare un altro di sé. Questo è importante, senza vendersi o svendersi. Dunque, attraverso la lettura di brani di questo libro, quel che emerge da questo libro è una grande umanità, una grande sensazione di accoglienza di tutte quante le culture, che avviene attraverso piccoli simboli, piccoli gesti quotidiani di gentilezza e di educazione, che non sono affatto scontati.